La provincia ha partecipato attivamente a tutte le iniziative che hanno coinvolto i GAS e Res Marche. In particolare ricordiamo lo sbarco di Esgas che si è tenuto al Furlo. Con noi Tarcisio Porto, al quale chiediamo un commento su quella che è la situazione, le relazioni fra la provincia e questa realtà che sta prendendo sempre più piede. Ma innanzitutto lo sbarco è stato un gran successo percepito da tutti, sia dalle Proloco che dagli enti locali che dai cittadini. È stata la dimostrazione che sul nostro territorio le comunità sono pronte a recepire queste relazioni virtuose che innesca il ragionamento intorno a un altro modello di produzione e consumo che è trasportato dentro i livelli culturali dell'approccio che hanno i GAS, no? Non è più soltanto il prodotto a valere, ma è anche quello che c'è dietro, quindi l'approccio etico alla produzione, la responsabilità etica e sociale e rispetto alla sostenibilità ambientale di tutta la filiera, che è questo che assume un valore importante. Allora, per noi, per me personalmente, anche rispetto alle deleghe che ho e rispetto a alcune esperienze passate, anche tecniche, intorno ai temi dell'economia o di altri modelli di sviluppo, io penso che sia una grande opportunità, ecco, per la provincia, ma per il centro Italia, che ha un modello diverso di produzione, no? Per conformazione sia morfologica che per tradizioni, e cioè delle produzioni che sono molto anche culturali, no? Legate al patrimonio naturalistico e culturale, e quindi penso che possa essere veramente un'economia fattibile, un'economia da potenziare. Poi dal punto di vista concreto e pragmatico, come provincia noi finanzieremo a fine anno dei progetti con la rete dei GAS e con la rete dell'economia solidale all'interno delle due o tre ormai realtà, anche punti vendita collegati, no, agli stessi produttori, perché riteniamo che possa essere un punto di valorizzazione sia economica che di un lavoro e di un'occupazione vicina alle vocazioni del nostro territorio. Il Furlo può essere la casa, diciamo così, punto di riferimento, la porta d'ingresso per la rete dei GAS dentro una cultura di un'economia nuova per la nostra provincia. A proposito di cultura, quindi anche di educazione, importanti progetti hanno interessato anche le scuole, l'alimentazione all'interno delle scuole, le mense. Sì, noi come provincia ci lavoriamo molto, per fortuna a prescindere dalla revisione della spesa o dalla ormai famosa spending review che ci tartassa e ci taglia più che riformarci, perché ci azzera dal punto di vista della spesa anche quella virtuosa, noi investiamo sull'educazione ambientale da sempre e cercherò quest'anno di garantire per l'anno prossimo la rete dei centri di educazione ambientale che fanno anche educazione al consumo, educazione al rapporto con le produzioni, il cibo e il consumo stesso. In realtà, vedi, per me l'approccio che hanno i GAS e la rete dell'economia solidale è appunto una riflessione che è alla base culturale dell'approccio tra società e consumi, ma anche società e produzione. Quindi secondo me il salto che ci può far fare questa esperienza del Furlo è quella di qualificare anche l'offerta formativa e culturale che facciamo con i nostri CEA, cioè non parlare più soltanto di prodotti, scarti, rifiuti, ma di un nuovo approccio proprio a un modello economico e sociale. Questo potrebbe essere un grande stimolo anche per il lavoro che facciamo culturale con le scuole.